Our primary concern at this point should be, where do we go from here? A point well taken, Sarah. Thought furiously. Oh, giovani amici di Facebook, parliamo di dischi oggi in questo video. Di dischi ovviamente parlo di hard disk o ancora meglio di solid state disk, una delle più grandi rivoluzioni nel mondo dell'informatica degli ultimi anni. Parlo di rivoluzione perché mai prima si era visto un aumento così, insomma, grande di prestazioni in lettura e in scrittura, intendo, nel mondo appunto dei dischi, con l'arrivo dei solid state disk o SSD, che conoscerete benissimo, insomma, esistono già da diversi anni, ve li straconsiglio. Consiglio ovviamente, montateli sia sui vostri desktop che sui portatili, prendeteli con dischi SSD, oppure magari se avete un vecchio portatile o un vecchio computer, aggiornate il disco interno con un disco SSD e magicamente vedrete che tutto funzionerà molto più velocemente, sia in ambito Windows che Mac che Linux. Ovunque, fondamentalmente, l'avvio è più veloce, l'avvio dei programmi è più veloce, la lettura e la scrittura sono molto più veloci e le prestazioni generali, insomma, sono ovviamente molto più veloci. Che problema hanno però gli SSD? Beh, ovviamente quelli della capienza, nel senso che i dischi più capienti sono molto costosi. Quindi solitamente quello che consiglio io è di comprarsi un piccolo disco SSD da utilizzare come disco di avvio in cui installare Windows, magari anche solamente da 64 giga per intero. E poi di utilizzare un disco meccanico vecchio stile, insomma, per intenderci, da 5.400 o da 7.200, per andare a salvare i giochi, le applicazioni, insomma i dati che occupano tanto spazio, no? Il problema qual è? Ovviamente che i dischi meccanici rimangono comunque lenti e gli SSD appunto non possono essere così capienti se non spendendo tantissimi soldi. Dal 2015 Intel ha introdotto una nuova tecnologia, un po' una via di mezzo tra le RAM, velocissime ovviamente, e le NAND, che sono poi le memorie alla base degli SSD. Mentre le RAM hanno la sfiga, diciamo così, di perdere il loro stato quando viene meno l'alimentazione, le NAND degli SSD hanno il vantaggio invece appunto di mantenere appunto salvati i dati anche quando l'alimentazione non c'è più, e sono appunto, come dicevo, come spiegavo, la base dei dischi SSD moderni. Questa nuova tecnologia di Intel, che si chiama Optane Memory, si propone di unire, diciamo, i vantaggi di tutte e due le tecnologie che vi ho appena nominato, quindi accesso molto veloce e mantenimento dei dati anche se non c'è l'alimentazione. Per cosa utilizza Intel questa tecnologia? La utilizza per creare queste piccole schedine economiche che vanno montate sullo slot M2 della vostra scheda madre e quindi va a lavorare direttamente sul bus PCI Express del computer, quindi molto veloce. Sono piccole memorie in tali da 16, 32, 64 giga in questo momento e dal costo molto limitato, perché si parte attorno ai 40 euro per i 16 giga a 60 euro per i 32 giga, che è il taglio che vi consiglio. E a cosa servono? Fondamentalmente creano una cache per il disco di avvio sul sistema, sia esso un disco meccanico che anche un disco SSD, e in questo modo lo velocizzano e anche di molto. Il senso qual è? Il senso è appunto creare una cache che permetta l'accesso ai file più utilizzati su quel particolare disco, che magari appunto, come dicevo, è un disco meccanico molto capiente, economico, ma di base molto lento. E la stessa cosa si può fare anche su dischi SSD, per esempio, se volete velocizzarli ulteriormente. In soldoni, se volete avere sul vostro computer desktop un disco molto capiente, economico e veloce, questa è, direi, la soluzione migliore. Si tratta quindi di installare come disco di avvio un disco meccanico, in questo caso, magari capiente, dal costo contenuto, magari da 7200 giri al minuto, e montare sullo slot M2 appunto uno di queste schedine, che costa appunto, come dicevo, 40-50 euro, e questa verrà riconosciuta automaticamente dalla vostra scheda madre che deve montare almeno il chipset Intel 200 e il processore deve essere almeno un Kaby Lake di settima generazione. Se avete queste caratteristiche hardware, il vostro computer è compatibile appunto con Intel Optane e vi straconsiglio di comprarvelo, perché appunto andrà a velocizzare il vostro disco di avvio. Vi mostro di seguito a schermo un po' i test che ho fatto, sia cercando di migliorare il mio disco di avvio SSD, sia cercando di migliorare un disco di avvio diciamo classico meccanico, e vedrete quanto le prestazioni cambiano montando Optane. I tempi di avvio di Windows non cambiano drasticamente, come vedete. In alto vedete in verde i dischi a stato solido, mentre in basso vedete i dischi meccanici. C'è un miglioramento, ma non drastico.
Quello che cambia davvero tanto è la lettura sequenziale. Guardate in basso i dischi meccanici quanto sono più veloci con Optane espresso in mega al secondo. Diventano praticamente veloci quanto gli SSD. E anche la lettura casuale di piccoli file beneficia tantissimo dal montare Optane. Guardate che differenza incredibile. In scrittura invece Optane non migliora, anzi peggiora le prestazioni dell'SSD, ma continua tantissimo a migliorare le prestazioni dei dischi meccanici, e quindi è consigliatissimo per i dischi meccanici. Guardate che differenza incredibile che c'è tra l'HDD e l'HDD più Optane. Considerando che l'investimento per comprare appunto questi chip Optane è veramente limitato, lo ripeto, per il taglio minimo da 16 giga si parla di 40 euro e per quello da 32 giga, che è quello intermedio, si parla di 50-60 euro, non posso far altro che consigliarvi di montare questi Optane sul vostro slot M2 se è libero. È chiaro che un disco di avvio SSD, magari M2, montato appunto sullo slot M2, migliora ulteriormente le prestazioni se utilizzato come disco di avvio, ma l'investimento è di molto superiore. Se non potete fare quel tipo di investimento, Optane rimane attualmente la scelta migliore per velocizzare appunto il disco meccanico che avete montato sul vostro desktop. Altro utilizzo molto interessante è l'utilizzo di Optane all'interno di portatili. Perché dico molto interessante? Perché i portatili hanno la sfortuna purtroppo spesso di non essere facilmente aggiornabili e quindi vi costringono a scegliere al momento dell'acquisto un taglio disco magari troppo piccolo per il vostro utilizzo futuro, perché i dischi SSD, che spesso appunto sono integrati dentro ai nuovi portatili, nei tagli grandi o comunque medio grandi sono molto costosi e incidono veramente tanto sul prezzo del portatile. È molto frustrante insomma quando si deve scegliere un portatile, dover scegliere magari un disco troppo piccolo, 128 giga, 256 giga, perché si vuole un SSD veloce ma non si ha il budget ovviamente per poter montare, no, un disco SSD da 1 tera o da 2 tera, che però magari sarebbe proprio la capienza necessaria per esempio videogiocare, no, per installare tanti giochi o per avere altri utilizzi particolari che necessitano appunto di tanto spazio e magari di spazio veloce. Questa soluzione di HP Omen invece riesce con un budget limitato a darvi il massimo dei due mondi, quindi tanta capienza grazie al disco meccanico integrato economico ovviamente, ma anche velocità grazie alla cache Optane integrata, che appunto va a velocizzare quel disco meccanico. Quindi con un budget limitato si riesce ad avere tanta capienza e velocità, mica poco. Insomma, sia che abbiate un desktop a casa per il gaming o per altri utilizzi particolari, o che stiate cercando un nuovo portatile per il gaming ancora o per altri appunto utilizzi particolari che necessitano tanto spazio e al tempo stesso ovviamente volete velocità a un budget non troppo elevato, vi consiglio di tenere d'occhio questa Intel Optane. Sia questi dischi che trovate su Amazon ovviamente e potete installare tranquillamente sul vostro desktop, sia appunto i nuovi portatili che integrano Optane di base e che quindi consentono, lo ripeto ancora, di avere tanta capienza grazie ai dischi meccanici e velocità grazie alla cache di Optane. Che ne pensate di Optane? L'avevate già sentito nominare? Volete comprarvelo ora? Fatemelo sapere nei commenti, parliamone insieme. Secondo me è un investimento più che sensato. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di fare un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche e noi non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi.